Food 2019, siamo allo stand della YARP Gruppo Epta e ci troviamo in compagnia di Massimo Bravo. Il tuo è un ritorno ai nostri microfoni. Massimo Bravo è il responsabile vendite per il Food and Beverage Italia e per l'Horeca. Massimo, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Quest'anno partecipiamo all'edizione di Tutto Food, siamo presenti con due stand, uno nel padiglione appunto Tutto Food dedicato al beverage e uno dedicato al seed and chip, dove siamo presenti con le nostre vending. Ma iniziamo con la linea Tutto Food, che nella presentazione dei prodotti che abbiamo all'interno di Tutto Food, dove ci presentiamo con un po' di novità di prodotto. Abbiamo iniziato con la nostra linea Delight 13, quindi una novazione di prodotto per il gelato mantecato, dedicata proprio alla gelatina. Batterie. E affiancate a queste produciamo nella linea Cool Emotion i modelli Excite e in anteprima abbiamo esposto il Super Sight, che sono due piccoli counter da inserire retro banco o sul banco per poter fare le vendite. Abbiamo esposto poi il nostro nuovo modello Joy 30, è un open front cooler con il display per poter far passare i filmati e i vari messaggi promozionali. La nuova comunicazione digitale, che in gergo si chiama Dynamic Digital Signage. Perfetto. In più presentiamo una nuova linea di vetrine verticali positive e negative, sempre della linea Cool Emotion, che all'interno del quale utilizza un sistema IoT che permette di poter monitorare i consumi, monitorare le vendite, fare delle previsioni di apertura e chiusura porte, quindi gestire totalmente la vetrina anche a livello di remoto. Tutto questo qui a Tutto Food, ma non finisce qui, c'è tanta altra roba. Non finisce qui, perché oltre a quello, sempre per il settore del beverage, siamo presenti con due novità di prodotto: una vetrina verticale dedicata al mondo vini, quindi totalmente in legno, e un piccolo counterino dedicato alla vendita di prodotti ad impulso, che possono essere birre, acque, succhi e quant'altro. Abbiamo un'altra presenza molto importante nel settore seed and chip, dove siamo presenti in partnership con Syrup, un produttore di packaging, e abbiamo creato una vending destinata, che è il mio mondo poi, una vending destinata alla vendita di insalate, ma un po' con un concetto diverso rispetto a quello che conosciamo. Va a eliminare lo spreco, in quanto è una insalata che si può comporre, c'è una base di prodotti, il modello si chiama Loddon 8000 ed è appunto, si compone di quattro parti di insalata, due parti di proteine, due parti di carboidrati, e quindi può essere composta. Questo per evitare lo spreco, in quanto l'insalata ha una shelf life molto corta, mentre i prodotti tonno, mais e quant'altro hanno una shelf life molto più lunga. Quindi con la possibilità di comporre questi prodotti riusciamo a dare una vita più lunga del nostro prodotto. E quindi evitare lo spreco. Quindi in collaborazione con loro abbiamo creato questo distributore automatico, è nato per questa attività. In più siamo presenti con il distributore dei gelati, dedicato per questa particolare fiera, per la vendita dei prodotti, dei piatti pronti surgelati. Quindi nasce e continua a essere la nostra gamma di piatti pronti surgelati. È faticoso starvi dietro, Massimo, perché davvero presentate tante novità una dopo l'altra. E non a caso il vostro è uno tra i gruppi più grossi al mondo, con ben 1 miliardo di fatturato. Corretto, siamo un'azienda molto dinamica, ci piace spingerci sempre oltre, la ricerca e sviluppo è molto attiva e l'innovazione è uno dei nostri punti di forza, che per quali i clienti ci seguono costantemente. Massimo, tra le persone che sono dall'altra parte, che desiderano avere maggiori informazioni perché hanno visto magari una vetrinetta, un distributore che può fare al caso loro, per richiedere delle informazioni c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere anche senza alcun impegno, e chissà, poi magari iniziare una partnership di tipo commerciale con voi? info@eptrefrigeration.com. Massimo, grazie, avremo modo di parlare ulteriormente del gruppo Epta con le tante realizzazioni commerciali destinate all'Horeca su orecanews.it, il quotidiano online destinato al popolo dell'Horeca, che
quotidianamente, appunto, pubblica tra le 25 e le 30 notizie destinate a tutti gli addetti ai lavori. Grazie per la collaborazione nel frattempo. Grazie a tutti e a presto.